Allora, proseguiamo con questo numero 21 proposto dalla consigliera Casara. Visto che è un due righe, lo leggo io. Allora, premesso che i vigili del fuoco e il servizio di igiene pubblica e prevenzione e sicurezza del lavoro dell'azienda unità sanitaria locale hanno svolto il 2 marzo un sopralluogo completo all'impianto della piscina comunale di via Turati, si chiede di conoscere il contenuto del verbale conseguente al controllo effettuato dai vigili del fuoco in particolare. Assessore Samorì. No, solo per dire che abbiamo ricevuto il verbale il 13 di marzo, abbiamo già mandato una lettera al gestore che è datata 14 marzo, quindi glielo consegno, consigliera Casara. Consigliera Casara, prego. Non l'ho ancora visto e quindi non posso replicare. Se per cortesia l'assessore mi può leggere il verbale o comunque dirmi se sono state rilevate delle criticità, come mi è stato detto, e se si evince dalla relazione. Grazie. Prego, assessore. Posso dirle, leggendo anche quanto ha... posso leggere magari la lettera della mia unità sport, che dice appunto l'oggetto verbale del sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 2 marzo 2017, facendo riferimento al verbale trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena del 13/3/2017, conseguente al sopralluogo eseguito presso la piscina comunale in data 2/3/2017, si prende atto di quanto riportato e si raccomanda al gestore di ottemperare le prescrizioni ivi indicate entro il termine stabilito. Poi le consegno copia ovviamente del verbale allegato. Allora, se si tratta di un atto pubblico e protocollato, sarà mio compito acquisirlo e a distribuirlo a tutti i consiglieri. Proseguiamo con il question time numero 23. Situazione della piscina comunale relativa a gestione, vuole consigliere Vergini, rappresentante il Movimento 5 Stelle. Prego. Sì. Allora, premesso che il dialogo fra la Commissione di controllo sull'efficacia della gestione della piscina e l'attuale gestore risulta nei fatti inconcludente, premesso che gli atleti della GS Nuoto Forlì non hanno ancora certezze sugli spazi messi a loro disposizione, situazione che mal si presta alla preparazione sportiva necessaria a questi ragazzi e a questi campioni, l'atteggiamento dell'amministratore unico di piscine, gestore dell'impianto, evidenziato dalle mail inviate direttamente al sindaco, rivela senza dubbio alcuno la mancanza di rispetto nei confronti delle decisioni prese da questo Consiglio Comunale. Le rilevanze economiche esposte in questo Consiglio da vari consiglieri dovrebbero allarmare questo Consiglio per la portata e per la ripetizione nel tempo. Inoltre, la manutenzione ordinaria dello stabile della piscina comunale pare in alcuni casi del tutto insufficiente rispetto agli standard necessari per ospitare eventi sportivi di rilevanza. La Giunta avrebbe tutti i poteri necessari per sostituire l'attuale gestore e ricercarne uno più efficace, più rispettoso della volontà di questo Consiglio Comunale e di questa amministrazione, nonché dei cittadini, ma soprattutto più capace di gestire la cosa pubblica nell'interesse comune, senza anteporre il proprio tornaconto economico o antipatie personali. Tutto ciò premesso, interroghiamo il sindaco Davide Drei al fine di conoscere, visto quanto accaduto, quali misure intende adottare al fine di risolvere una situazione che, oltre a protrarsi da troppo tempo, sta pubblicamente danneggiando l'immagine di questa amministrazione e mostrando il lato peggiore dell'associazionismo sportivo. Grazie. Grazie, consigliere Vergini. Risponde l'assessore Samorì. Allora, dunque, anche qui noi su alcuni punti avevamo risposto sia in data 31 gennaio 2017, perché l'oggetto si ripropone, con un question time numero 1, 2 e 12 e un'interrogazione numero 18, abbiamo dato risposta nel Consiglio Comunale del 13 dicembre del 2016, quindi le risposte le abbiamo già ampiamente date, però mi sembra che per il volume degli argomenti, forse più un'interrogazione che un question time, se il consigliere lo ritiene possiamo preparare comunque anche una risposta scritta
per, rispetto alla, a questa interrogazione. Consigliere, può replicare. Sì, cioè, purtroppo io non sono soddisfatto della risposta, perché se siamo ancora qui anche oggi a discutere dello stesso problema non succede a caso, ma succede perché il problema non viene risolto. Nonostante le promesse fatte, nonostante l'inutile ordine del giorno approvato lo scorso consiglio dal PD e centrodestra per, diciamo così, lavarsi la coscienza, il problema è che la richiesta della commissione piscina era di dare al GS Nuoto 59 ore in determinati orari, promessa disattesa. Queste ore sono lì, sono meno, sono negli orari non funzionali e sono temporanee, quindi probabilmente senza proroga. Noi pensiamo che il peccato originale di questa gestione malsana della piscina comunale sia dovuto alla scelta di inserire un intermediario, cioè avere degli enti di promozione sportiva come gestori. Di fatto sono società private, con le ovvie conseguenze. Mentre in altri comuni, in altre realtà, le piscine vengono gestite direttamente dalle ASD che le utilizzano. A Forlì invece si è scelto di avere questo intermediario, che guarda caso, ma sicuramente è una coincidenza, è anche l'ex capogruppo del PD di Cesena, ma è sicuramente una coincidenza. Come una coincidenza che questa amministrazione non abbia la volontà politica di ammettere che questo gestore non fa il suo dovere. E che non fa il suo dovere lo dicono anche alcuni fatti, perché io quel verbale di cui parla la consigliera Casara, io ce l'ho qui e io vi leggo cosa c'è scritto in questo verbale. Io ce l'ho perché io vado sul protocollo. Non ha il tempo per farlo. No, ma io sinteticamente dico che mancano degli estintori. Alcune ante delle uscite di sicurezza sono risultate di difficile apertura o completamente bloccate. Inoltre manca la funzionalità di alcune lampade di emergenza. Quindi, a nostro parere, questo gestore non adempie i suoi doveri e chiediamo che si valuti di recedere dal contratto di concessione. L'amministrazione ci deve delle risposte.